La Repubblica Ceca paga un conto molto salato, almeno 8 morti per il maltempo, ma alcune persone risultano ancora disperse. La pioggia non cessa e il livello dei fiumi preoccupa sempre più. In tutto il paese sono state evacuate oltre 9.000 persone. Lo stato d'allerta persiste in 35 zone, compresa la Boemia centrale e Praga, dove sono molte le strade inondate. La Moldova ha raggiunto il livello massimo in mattinata. Il peggio sembra passato, ma la paura resta. I'm a little scared. Ho un po' paura, dice il bambino, forse più intimorito dal nostro microfono che dall'acqua alta. Il padre gli stava spiegando il funzionamento delle chiuse. È come 10 anni fa, spiega, c'è un po' di paura, ma almeno ora abbiamo le chiuse. 11 anni fa furono 17 le vittime nel paese, con danni gravissimi anche nella capitale, che in questi giorni è comunque affollata di turisti. Siamo un po' tristi, siamo venuti qui ieri, siamo tornati oggi. Torneremo domani, magari il fiume sarà sceso abbastanza, dice un australiano di fronte al famoso ponte di San Giorgio, in questi giorni chiuso. Allagato anche un terzo dello zoo, che ha subito danni gravi. Gli animali però sono stati tutti messi in salvo. L'impressione qui a Praga è che la gente sia tranquilla, ma ho parlato con alcune persone che ricordano benissimo come 11 anni fa le inondazioni abbiano semidistrutto la città e temono che possa accadere di nuovo. Hajagos Andrea, Euronews, Praga.